Perché la fusione? Perché ha un'enormità di vantaggi, per esempio il fatto di non avere scorie. Penso che possa essere la soluzione ai problemi energetici per l'umanità. Qui a Frascati c'è un'esperienza assolutamente notevole che ha portato la costruzione di una vera e propria scuola di persone esperte nella fisica dei plasmi e in particolare nella gestione di grandi esperimenti tokamak, come sono stati FT e poi FTU. Ci sono altri tokamak che al momento stanno operando e che a breve cominceranno ad operare. Uno tra questi sicuramente è GT60A6 in Giappone, che è uno dei tokamak satelliti di ITER, e insieme a DTT probabilmente nel prossimo decennio sarà uno dei tre esperimenti più grandi al mondo. DTT è Divertor Tokamak Test Facility, ovvero è un tokamak che viene realizzato proprio per testare il componente divertore. Il divertore è quello che serve a smaltire il calore e anche le particelle cariche che vengono prodotte dal plasma. Queste temperature ovviamente necessitano di materiali e di tecnologie particolari. Si pensi che per misurare una temperatura di 100 milioni di gradi occorrerebbe un termometro comune di 400 chilometri. Le macchine che abbiamo costruito qui a Frascati, FT ed FTU, noi abbiamo qualificato la nostra industria, l'industria italiana. Oggi come oggi, il core della macchina, cioè della macchina ITER, e non solo della macchina ITER, anche della macchina giapponese, sono costruite da aziende italiane. E attenzione, sono delle aziende che hanno partecipato a delle gare europee e le hanno vinte per la capacità tecnica che hanno dimostrato. I farmaci che vengono utilizzati per la terapia oncologica e per esami diagnostici vengono attualmente prodotti in reattori a fissione, quindi reattori nucleari convenzionali. Con la progressiva riduzione del numero di questi reattori in esercizio si sta creando un problema di approvvigionamento di questi radiofarmaci e radiotraccianti. Un modo per venire incontro all'esigenza di radiofarmaci è quello di utilizzare tecniche alternative per la produzione di questi, quindi di non utilizzare più reattori a fissione, ma di utilizzare delle macchine che somigliano in qualche modo al nostro generatore di neutroni qui a Frascati. La fusione ha bisogno dei magneti superconduttori e con i magneti superconduttori si fanno tante cose, di esempi ce ne sono tantissimi, tipo quella che è la levitazione dei treni, cioè la possibilità di far andare i treni molto più veloci. Nel campo aerospaziale i neutroni di alta energia, come quelli che produciamo qui a Frascati, possono essere utilizzati per testare la resistenza di dispositivi elettronici a una componente della radiazione cosmica. Questo è un test importante nel campo aerospaziale, in campo avionico, quindi sistemi di controllo di aeroplani, droni, di auto a guida autonoma. Salvaguardare le risorse della Terra significa sostanzialmente salvaguardare questo pianeta, offrire una possibilità alle generazioni che vengono di poter continuare a vivere su questo pianeta.